risalita il kayak. Siamo felicissimi di averla tra di noi e siamo sicuri che sarà un confronto stimolante, ricco di spunti, come insomma chi ha letto Rita il Kayak oppure chi l'ha ascoltata, insomma, sa. Noi siamo oggi al secondo appuntamento di Transiti Mediterranei, che è un percorso che stiamo facendo insieme all'Università del Sannio. Io logicamente non vi ridirò le stesse cose della prima volta, perché insomma ad ogni incontro sarebbe noioso ridirle. Quello che vi voglio dire però è che Transiti Mediterranei per noi è un laboratorio di pensiero in preparazione del master che partirà il prossimo autunno. Un laboratorio di pensiero sulla cultura materiale, in particolare sulla cultura materiale mediterranea, come possibilità di appunto proporre modelli di relazioni, modelli culturali, modelli di relazioni anche economiche alternativi rispetto ai modelli economici tradizionali e appunto tragicamente in crisi. La nostra idea è di confrontarci con pensatori che in qualche modo stimolino il nostro pensiero, la nostra riflessione rispetto a questo ambito concettuale, a questo ambito di pensiero, pensatori, come vi dicevo, molto diversi tra di loro, di provenienze geografiche anche diverse. La pensatrice di oggi, Rita El Kayat, è di grandissimo interesse per noi, di grandissimo interesse perché, statuta, diciamo, con la sua originalità, il suo pensiero, la sentiremo di qui a qualche istante. Sta tutta in questo grumo, diciamo, di riflessioni, di pensieri, di suggestioni. Ci sta perché Rita, dobbiamo dire, è una scrittrice, è una psichiatra, psicanalista, etnopsichiatra, è persona interessantissima. Io veramente vi consiglio, noi vi abbiamo fornito una scheda, vi consiglio veramente la lettura dei suoi testi. Lei si definisce soggetto multietnico, perché il Marocco ha una storia impregnata di culture diverse, greca, romana, normanna, ebraica, ma comunque è attenta, diciamo, alla cultura in generale, però è profondamente radicata nel Mediterraneo, com'è. Ed è anche molto attenta al mondo delle donne. Noi dicevamo l'altra volta che in una riflessione sulla cultura materiale, le donne, diciamo, la riflessione sulle donne ha un posto particolare perché le donne per definizione sono le prime trasmettitrici e custodi di cultura materiale. Quindi la riflessione sulle donne, che è molto presente nel pensiero di Rita con le sue specificità, è, diciamo, un punto interessante, come pure la sua attenzione agli aspetti della cultura materiale. Per cui io darei ora la parola a lei, l'ascolteremo, e poi Luisa Cavaliere sarà la interlocutrice che rilancerà sulle suggestioni che riterrà più interessanti della relazione di Rita El Kayat. Volevo anche presentarvi Gabriella Rammairone, che per noi non è una semplice interprete, ma è l'interprete che ci segue, cioè, nei nostri percorsi, e che quindi in qualche modo fa parte, diciamo, del nostro laboratorio. Luisa Cavaliere, io ho detto solo nome e cognome perché, insomma, per me basta dire Luisa Cavaliere, ma in realtà Luisa è quella che con me, appunto, ha pensato a questo percorso di riflessione di transiti mediterranei. Non abbiamo risposte, abbiamo domande, suggestioni. Quindi per noi interfacciarci con pensatori e pensatrici fertili come Rita El Kayat, per noi interfacciarci c'è Concetta Nazzaro che appunto è dell'università e con noi appunto ha pensato questo percorso, la ringraziamo di essere qui, era andata via, adesso è tornata. Quindi diciamo, Luisa, che interloquirà con Rita, ha pensato appunto insieme a noi a questo percorso e quindi in qualche modo
oggi sarà interlocutrice scelta della conversazione con Rita. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Merci à l'Université del Sannio, merci aux personnes qui m'ont accueilli à l'aéroport, merci à Louisa. Ça fait 5 ans que nous préparons cette intervention et je suis extrêmement heureuse d'être avec vous dans cette partie de l'Italie aujourd'hui. Allora, buongiorno a tutti e grazie innanzitutto all'Università del Sannio e poi a coloro che ieri mi hanno prelevata all'aeroporto e poi grazie a Luisa, sono 5 anni che prepariamo questo intervento, quindi sono davvero molto lieta di essere qui in questa parte dell'Italia. Alors, je voudrais préparer la pensée des personnes qui vont faire le master à quelque chose à laquelle personne n'échappe, qui s'appelle l'économie. Ebbene, mi accingo così a proporvi di preparare il pensiero delle persone che poi parteciperanno, frequenteranno il master, a qualcosa a cui nessuno sfugge, cioè l'economia. Alors, par exemple, quand j'étais étudiante en médecine, je n'avais évidemment pas compris, la matière étant passionnante, je n'avais pas compris qu'elle s'enracinait dans l'argent. Jusqu'à ce que j'aie vu deux patrons, de grands patrons, s'entretuer physiquement pour des raisons d'argent, pour avoir les capacités de traiter le mieux possible les patients. Ero studentessa di medicina e quando studiavo, in realtà, data la passione che avevo per la materia, non mi rendevo ancora conto di quanto poi anche questa disciplina fosse radicata, nel denaro, nei soldi, fino a che poi ho visto due, grandi medici, due professori importanti, addirittura ammazzarsi per questioni di denaro, per così poter avere la possibilità di curare meglio i loro pazienti. Alors, l'argent dans la santé est tellement important que le milliardaire, l'un des hommes les plus riches du monde, Forbes, qui a passé son dernier anniversaire à Tanger, au Maroc, a été questionné sur sa fortune et on lui a demandé, Monsieur Forbes, pourquoi êtes-vous si riche? Et Monsieur Forbes a répondu, pour pouvoir me faire soigner n'importe où dans le monde dans les meilleures conditions. I soldi hanno così a che vedere con la medicina, sono così importanti nella medicina che addirittura posso raccontarvi un episodio: il miliardario, un grande, importante miliardario Forbes, che trascorreva insomma del tempo per il suo compleanno a Tangier in Marocco, fu intervistato e gli fu chiesto del perché fosse così ricco, come mai, come fosse riuscito a diventare così ricco e perché, e lui rispose perché. Così posso farmi curare nel miglior modo possibile ovunque mi trovi nel mondo. Forbes fêtait son 70e anniversaire et a offert son palais à la ville de Tanger, merci à son âme, et il est mort quelques mois après. E Forbes era lì per il suo 70° compleanno e poi ha donato il suo palazzo alla città di Tangeri, e, così pace, diciamo, grazie, diciamo, alla sua anima, e è morto qualche mese dopo. Donc, l'argent ne peut pas tout. Quindi poi alla fine il denaro davvero non può tutto. Alors, je vais vous faire réfléchir et j'espère que vous allez fulminer, c'est un mot latin, fulmen, la foudre. J'espère que vous allez fulminer avec moi parce que je vais utiliser un nombre extrêmement important de données passant d'une discipline à l'autre.
Allora, vorrei proprio così propormi di riflettere insieme, spero che anche voi restiate proprio folgorati, fulminati, insomma, da questo sì, amore, questa passione latente, perché in realtà vi proporrò tutta una serie di dati, di cifre, anche passando da una disciplina all'altra. Je vais beaucoup utiliser l'anthropologie Userò molto l'antropologia. que j'ai étudiée pour un doctorat d'anthropologie du monde arabe. L'ho studiata per un dottorato di antropologia del mondo arabo. Mais je suis d'abord l'élève de Georges Devreux, l'inventeur mondial de l'ethnopsychiatrie. Però prima di tutto io sono stata allieva di Georges Devreux, diciamo colui che ha poi inventato nel mondo l'etnopsichiatria. Et donc, ma pensée, comme la sienne, ne peut pas s'ancrer dans un seul territoire, un seul peuple ou une seule nation. Il mio pensiero, come d'altronde il suo, quindi non può ancorarsi ad un unico territorio, a un unico popolo, a un'unica nazione. Alors, je vais partager avec vous un certain nombre des interventions que j'ai eu à faire dans les années précédentes. Condividerò con voi alcuni degli interventi che mi sono trovata a svolgere negli anni scorsi. Je vais moi-même avancer avec vous dans la compréhension d'un phénomène capital, l'economia mondiale globalisée. Avanzerò io stessa con voi nella comprensione di un fenomeno capitale che è l'economia mondiale globalizzata. Économie mondiale globalisée à travers ses supports locaux régionaux. Economia mondiale globalizzata, però attraverso i suoi supporti loco-regionali. Il semblerait que la mondialisation et la globalisation soient une invention américaine. Sembrerebbe che globalizzazione e mondializzazione siano un'invenzione americana. Mais ceci est complètement faux parce que la première mondialisation est partie de la Méditerranée et de la civilisation et culture méditerranéenne. Ciò tuttavia è falso perché la prima mondializzazione della storia è partita, è nata nel Mediterraneo attraverso la civiltà e la cultura mediterranea. Laquelle culture italienne? Laquelle culture est méditerranéenne et italienne, par exemple, comme avec Marco Polo en Italie, ou comme Ibn Battuta au Maroc, ont permis à des individus d'aller découvrir le monde. Che, per esempio, una cultura mediterranea italiana in virtù della quale Marco Polo, nel caso della cultura italiana, ma anche nel caso di Emil Battuta, per il mondo arabo, ha consentito a degli individui di andare così a scoprire il mondo. Donc aujourd'hui, nous sommes sous cette globalisation imposée par des règles internationales qui obéissent d'abord à l'économie dictée par l'Amérique. È chiaro che oggi ci ritroviamo in questo clima di mondializzazione e globalizzazione in virtù di regole internazionali imposte, dettate, in primo luogo dall'economia americana. Nous ne savons pas quelle va être la surprise chinoise. La sorpresa cinese per ora ancora è un'incognita. Nous savons tout simplement que nous consommons chinois maintenant, jour et nuit. L'unica cosa che sappiamo è che oggi sicuramente consumiamo cinese giorno e notte. Mais nous ne savons pas quel va être le poids mondial des politiques de la Chine dans les 50 années à venir. Tuttavia, non conosciamo ancora quale sarà il peso economico e politico della Cina nei prossimi 50 anni. Alors, sur les 6 événements, conférences ou interventions que je vais partager avec vous, No, quindi dicevo, condividerò con voi sei eventi, conferenze, diciamo, che ho tenuto negli anni scorsi. Alors, j'ai rencontré le patron de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, quand il était en fonction. Je l'ai rencontré à Rabat en juin 2001.
Ho incontrato nel giugno 2001 a Rabat, quindi in Marocco, colui che era il capo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Pascal Lamy all'epoca. Laquelle organisation mondiale du commerce a été créée à Marrakech? D'altronde l'Organizzazione Mondiale del Commercio incidentalmente è nata a Marrakech. La réunion avec Pascal Lamy était un point presse avec tous les décideurs et les intellectuels importants du Maroc que Pascal Lamy voulait écouter. In realtà l'incontro che ebbi con lui era nell'ambito di una riunione di tutti gli intellettuali e anche coloro che così detenevano all'epoca il potere decisionale in Marocco, che Pascal Lamy per l'appunto voleva ascoltare. J'ai, moi, affronté Pascal Lamy sur la question de la culture. Io ho sollecitato Pascal Lamy sulla questione della cultura in particolare. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la culture produit un très grand nombre de biens économiques. Come saprete, la cultura oggi produce moltissimi beni economici. Cette culture souvent immatériel, fait basculer les données des rapports d'équilibre économique antérieurs. E questa cultura, spesso immateriale, finisce col destabilizzare, con il sconvolgere un po' quelli che sono poi i dati economici interni. Par exemple, aujourd'hui, une peinture s'arrache des États-Unis au Japon à travers des centaines de millions de dollars. E per esempio un quadro così può così trasferirsi rapidamente dal Giappone agli Stati Uniti viene conteso anche a suon di centinaia di milioni di dollari. Alors, j'ai mes requêtes sur la culture que j'opposais à Pascal Lamy étaient celles d'une tiers-mondiste face à un capitaliste, même si Pascal Lamy est un homme de gauche en France. In realtà le mie istanze, le mie richieste sulla cultura a Pascal Lamy comunque erano quelle di una terzomondista che si rivolgeva a un capitalista, per quanto Pascal Lamy fosse un rappresentante della sinistra francese. Alors, nous avons dans le tiers-monde, qui fait en nombre la majorité de l'humanité, nous avons une culture de très bas niveau, que ce soit au niveau des livres, au niveau du droit d'auteur, au niveau du cinéma et de la production cinématographique, au niveau des télévisions, au niveau de la musique et de tous les biens culturels. Nous consommons une culture de bas étage. Nous consommons une culture de deuxième main. Nel terzo mondo, io lo chiamo così, che poi rappresenta la maggior parte dell'umanità, in realtà abbiamo accesso a una cultura di basso livello, che si tratti di libri, di diritto d'autore, di produzione cinematografica, televisiva, musicale. In realtà consumiamo una cultura in qualche modo di basso di gamma come livello o di secondo livello. Alors, pourquoi l'Occident envoie-t-il dans le tiers-monde cette consommation de culture de masse d'aussi mauvaise qualité? Perché l'Occidente in qualche modo invia nel terzo mondo un consumo di cultura di massa di qualità così scadente? J'analyse en traversant les pays européens, par exemple, que la production américaine est en train de noyer l'Europe. Così nei miei viaggi in Europa, nei miei soggiorni in Europa, mi rendo conto che la cultura europea in qualche modo sta soccombendo, no? Diciamo, subisce l'invasione della produzione e cultura americana. Vous vous rendez compte au nombre de feuilletons et de films américains dans les télévisions, comme la RAI, par exemple. Per esempio, basta guardare la RAI, ci si rende conto del numero di soap operas, di serie televisive americane. Alors, nous voyons que, par exemple, le niveau du cinéma italien, qui a été l'un des plus importants dans le monde dans les années 60, 50, 60 et 70, a baissé constamment
justement en raison des capacités matérielles et humaines pour garder ce niveau d'excellence. Per esempio, ci rendiamo conto che il cinema italiano, che ha primeggiato nel mondo negli anni 50, 60 e 70, in qualche modo è stato caratterizzato da una diminuzione costante del livello qualitativo, proprio in virtù di una diminuzione anche delle capacità produttive, quindi delle risorse da poter utilizzare. En somme, c'est comme si l'Europe était devenue une province secondaire des États-Unis. In pratica è come se l'Europa fosse diventata una provincia, così una marca degli Stati Uniti. J'ai vu ce matin dans Il Corriere della Sera, en partant de l'hôtel, que Monsieur Obama encourage les Italiens parce que ce sont de bons élèves. Ho letto stamattina sul Corriere della Sera, venendo qui, che il presidente Obama incoraggia gli italiani, perché effettivamente gli italiani sono dei bravi allievi. C'était pour moi comme une gifle. Per me è stato come ricevere uno schiaffo. Parce qu'il n'a pas distribué de bons points. Perché tra l'altro non è che poi abbia dato dei buoni voti, quindi. Surtout que sa sécurité à Bruxelles lundi dernier a coûté 1 million d'euros. Tanto più che per la sua sicurezza a Bruxelles lunedì scorso sono stati spesi 1 milione di euro. Alors, Pascal Lamy n'avait pas de réponse pour moi. Tornando all'incontro con Pascal Lamy, ebbene, egli non aveva alcuna risposta per me. Il s'est contenté de me dire, je vais demander à mes équipes de traiter le problème. Si è limitato a dire, chiederò al mio team, alla mia equipe, di studiare il problema. Je pense qu'il était très occupé dans d'autres domaines, comme le marché de l'automobile, comme le marché des armes, comme le marché qui impose une puissance, c'est-à-dire la recherche de ceux qui vont acheter, et que donc le livre, le cinéma et la musique passent évidemment en second lieu. Penso che fosse troppo occupato su altri temi, il mercato automobilistico, il mercato delle armi, Des o avions, altri, sì, degli aerei per esempio, e comunque diciamo tutte cose in qualche modo alla ricerca di così, di uno stimolo del consumo, dei consumi, per cui temi come libri, cinema, musica sono passati in secondo piano. Alors, le deuxième événement va arriver en novembre 2011, quand Balilla, à Milan, a réuni un magnifique congrès international, Food and Nutrition Round Mediterranean. Il secondo evento di questa cronologia risale al novembre 2011, quando la Barilla a Milano ha organizzato una bellissima conferenza internazionale dal titolo Food and Nutrition Around the Mediterranean, cibo e alimentazione nel Mediterraneo. J'ai présenté la culture maghrébine pour une raison simple. Je l'ai présentée pour démontrer l'importance des femmes dans toutes les chaînes alimentaires. E in quell'occasione presentai la cultura maghrebina per una ragione molto semplice, cioè per dimostrare l'importanza delle donne in tutte le catene alimentari. Et pour démontrer la déstructuration de tous les systèmes culturels, déstructuration que l'on peut prouver par l'alimentation et la nourriture. E anche per dimostrare quella che è per me la destrutturazione di tutti i sistemi culturali, la destrutturazione che si può osservare nell'alimentazione e nel cibo. Non. Alors, dans la deuxième partie, j'ai traité des rencontres entre les styles de vie et les coutumes culinaires à travers le monde. Nella seconda parte del mio intervento, in quell'occasione parlai dello stile di vita e così delle abitudini alimentari, dei costumi alimentari nel mondo. Avec l'introduction de nouveaux modes d'agriculture, de nouveaux modes de récolte,
de nouveaux modes de stockage e di nuovi modi di elevaggio, anche con l'introduzione di nuove così, metodologie agricole, ma anche così di raccolto, stoccaggio e anche allevamento. Ces nouveaux modes agricoles forment les nouvelles chaînes alimentaires. Questi nuovi modi, no, di coltivare la terra, quindi queste nuove modalità dell'agricoltura vanno poi a forgiare le catene alimentari nuove. Et enfin, j'ai traité de la mixité des styles de production agricole et alimentaire aujourd'hui. E poi, sempre in quell'occasione, parlai in qualche modo della diversità, del mix degli stili di produzione e anche così di alimentazione. Par exemple, les nouvelles formes de culture. Le nuove forme di coltura. Les cultures sous serre. Le colture in serra, per esempio. L'utilisation abusive d'insecticides. L'abuso, l'utilizzo così illegale di pesticidi. Les nouvelles conceptions de mode d'alimentation des troupeaux et des animaux. E poi queste nuove modalità di alimentazione delle greggi, insomma, del bestiame. La mise en danger des espèces. Quanto questo incida in termini di pericolo per alcune specie. La pêche sauvage au Maroc a détruit ses réserves halieutiques. Per esempio, le riserve aliettiche, cioè ittiche del Marocco, ormai sono state completamente distrutte da quella che è una pesca di frodo, comunque non autorizzata. Le Maroc était le premier producteur mondial de sardines et aujourd'hui le cycle des sardines ne permet pas une reproduction naturelle. Il Marocco un tempo era il primo produttore mondiale di sardine, ma ora il ciclo di vita in pratica delle sardine non consente che ci sia una riproduzione naturale. Alors, les millions, les centaines de millions de boîtes de sardines fabriquées au Maroc sont très souvent tout juste bonnes à jeter à la poubelle. E milioni, centinaia spesso di milioni di sardine in scatola, di scatole di sardine prodotte in Marocco sono buone solo per così gettarle nella spazzatura. C'est très dur. È dura. Ensuite, il y a quasiment une disparition de l'alose et de certaines espèces non protégées. E, tra l'altro sono ancora altre, ce ne sono altre specie non protette che stanno scomparendo, si sono estinte. Par exemple, l'alose est un poisson qui pond dans la mer des Sargasses, extrêmement loin en Amérique, et qui migre tout en faisant la croissance jusque dans les eaux fluviales des ports, les eaux fluviales, les embouchures des fleuves marocains. Per esempio, c'è un pesce che sta scomparendo che ha una caratteristica, cioè depone le uova nel Mar dei Sargassi, quindi praticamente lontano in America, e poi migra, c'è cioè una specie migratoria pelagica che poi arriva in qualche modo e si dovrebbe crescere, dovrebbe riprodursi nelle foci, diciamo, delle acque fluviali, comunque nelle foci dei fiumi marocchini. Alors aujourd'hui, par contre, il y a les fast-food, il y a les snack bars, il y a le mixage des styles de cuisson et une terrible pagaille, un terrible désordre dans la production alimentaire qui vient dans l'assiette de chaque personne. Oggi invece ci sono fast food, snack e poi anche molta confusione nelle tipologie di cottura, negli stili proprio di cottura e anche caos, potremmo dire disordine nelle modalità di produzione e il tutto poi converge nel piatto di ciascuno di noi. Alors, si vous voulez bien, je vais vous donner quelques mots sur l'importance des femmes dans les chaînes alimentaires. Mais auparavant, je voudrais vous informer de la présence d'un Américain à ce congrès de Barilla, lequel Américain a fait des travaux sur les ordures.
et s'est rendu compte, et maintenant il y a des équipes partout dans le monde, nous jetons le tiers de la production alimentaire pendant que 900 millions de personnes ont faim ou meurent de faim. Vi voglio parlare proprio dell'importanza del ruolo della donna nelle catene alimentari, però non prima di avervi citato la presenza di un americano a questo congresso della Barilla che aveva fatto degli studi in pratica sui rifiuti. In realtà ormai sono tanti anche ricercatori nel mondo che si occupano di questo, e comunque gli fece sapere, rese pubblico a tutti che un terzo della produzione alimentare viene praticamente gettato via, mentre poi sono 900 milioni a soffrire la fame, la denutrizione o anche a morire proprio di fame. 900, come dire, 900. meglio. Non so. Ceci c'est tout à fait visible. Hier, à Autogrill, nous avons vu des tonnes d'aliments qui ne seront pas achetés, qui vont être jetés 2 ou 3 ans après leur production. Et ce sont des aliments neufs, non consommés encore. Una cosa sotto gli occhi di tutti, ieri in autostrada all'autogrill, in pratica abbiamo visto tonnellate, tonnellate di prodotti alimentari, di cibo, che così non saranno acquistati e tra 2 anni, 3 anni saranno gettati via. Quindi stiamo parlando di prodotti alimentari nuovi, cioè non consumati. Alors, on sait aussi que le capitalisme, pour pousser à la consommation, par exemple, donne des dates de consommation des produits laitiers qui sont fausses. C'est-à-dire que ces produits pourraient être encore utilisés 1 ou 2 ou 3 mois après la date de péremption. E sappiamo anche che il capitalismo, per stimolare, per spingere i consumi, fa a porre delle date di scadenza entro la quale in particolare i prodotti freschi, i prodotti caseari devono essere consumati, che è falsa. Poi sono date false, questi prodotti potrebbero essere tranquillamente consumati 1, 2, anche 3 mesi oltre la data precisata sull'etichetta. Alors, il faut que nous sachions que ce sont les modes de vie qui ont changé, qui sont à l'origine de cette énorme perte de nourriture et d'efforts pour produire la nourriture. E dobbiamo essere consapevoli che sono i cambiamenti dello stile di vita che hanno in qualche modo provocato questa perdita enorme di cibo e anche di sforzo produttivo. Par exemple, on remarque qu'il y a énormément de nourriture jetée dans les avions, dans les restaurants, dans les hôtels, dans tous les lieux extérieurs à la maison. Per esempio, si rileva che vi sono enormi quantitativi di cibo che vengono così sprecati, gettati via, sugli aerei, nei ristoranti, nelle strutture alberghiere, in tutti gli ambienti che non siano quello domestico. C'est pour cela que je vais vous parler un petit peu maintenant des modes de vie traditionnelle et du rôle des femmes. E a questo punto voglio parlarvi appunto un po' degli stili di vita tradizionali e del ruolo della donna. Alors, analyse concerne particulièrement le monde méditerranéen qui est constitué autour de la nourriture et des produits de la terre, pratiquement de la même manière. E in particolare questa analisi verte sul mondo mediterraneo che in qualche modo ruota ovunque nel Mediterraneo intorno alla terra e ai prodotti al cibo e ai prodotti della terra. Alors, auparavant, ce qui était extrêmement important, c'est qu'on mangeait tous les jours ce que tous les jours on allait acheter. Donc, on mangeait des produits frais parce qu'il n'y avait pas de mode de conservation par le froid.
La prima cosa da rilevare è che in passato si mangiava un determinato giorno quello che si comprava quel giorno, quello che ci si procurava quel giorno perché non c'erano modalità di refrigerazione, quindi di conservazione del cibo per refrigerazione. Ceci donc engageait une économie sur laquelle je vais revenir, une économie de la famille, j'y reviendrai bientôt. Ceci engageait donc une économie des moyens de subsistance qui était au plus près des besoins et qui tenait compte le plus près possible des efforts pour avoir cette nourriture. Questo dava luogo ad un'economia della famiglia, su cui poi ritornerò anche più avanti, ma comunque era un'economia dei mezzi di sussistenza che era molto vicina a esigenze reali, a quelli che erano i bisogni veri e che teneva conto dello sforzo per procurarsi, per produrre quel cibo, il lavoro che serviva. Alors, aujourd'hui, on étudie la malnutrition, qui est cause de beaucoup de maladies humaines, comme essentiellement le diabète et l'hypertension artérielle. Oggi così si studiano le malattie, i disordini legati alla malnutrizione, cioè alla cattiva alimentazione che provoca poi molte malattie del metabolismo, sostanzialmente l'ipertensione e il diabete. Alors, pour les personnes qui seront des chercheurs sur la question de la nourriture, je recommande absolument la lecture du livre de Jean-Paul Aron, Le mangeur du 19e siècle, qui a révolutionné la pensée en fait de nourriture. Per coloro che in qualche modo nel master si occuperanno in particolare di ricerca sull'alimentazione, io suggerisco assolutamente la lettura di un libro di Jean-Paul Aron, che traduco il francese, sarebbe Il mangiatore del XIX secolo, Le mangeur du XIXe siècle, che ha rivoluzionato praticamente il pensiero sull'alimentazione. Alors, il a, dans sa problématique, il a examiné les données du goût alimentaire en le liant aux préjugés sociaux, aux valeurs esthétiques et aux interdits religieux. E nella sua analisi, egli in qualche modo esamina il gusto alimentare, legandolo ai pregiudizi sociali, ai valori estetici e anche ai divieti religiosi. Dans cet ouvrage unique en son genre, Jean-Paul Aron a parcouru le 19e siècle de restaurant en restaurant, de table en table, des plus riches aux plus pauvres. Propone in questo libro Jean-Paul Aron un percorso, in quest'opera unica nel suo genere, appunto, e propone un percorso, no? Un viaggio nel XIX secolo di ristorante in ristorante, da tavola a tavola, sia diciamo tavole ricche che meno ricche, povere. Alors, il avait montré comment, et je l'ai vu en Inde il y a plusieurs années, il a démontré les chaînes alimentaires de recyclage de la nourriture. Il a démontré comment, au 19e siècle, par exemple, la nourriture se revendait jusqu'à 4, 5, 6 fois. È riuscita a dimostrare, ed è una cosa che io poi ho visto in India qualche anno fa, che c'era una catena alimentare che prevedeva il riciclaggio del cibo, cioè c'era cibo che veniva rivenduto fino a 4-5 volte. Alors, c'est un terme assez intéressant qu'a inventé Jean-Paul Aron pour parler de la position de la bourgeoisie par rapport à la nourriture. Et il appelle cette appétence des classes riches, cette appétence, il l'appelle la folie bourgeoise. E un termine, un'espressione che egli conia, che Jean-Paul Aron conia, che è molto interessante per definire, diciamo, quella che era la posizione della borghesia nei confronti del cibo, questa appetenza, questo appetito, diciamo, delle classi ricche, la chiama la follia borghese. Je dirais que plus on s'élève dans la richesse et plus la déperdition économique de biens d'alimentation est énorme.
Potremmo dire che più si sale, diciamo, nella ricchezza e più in qualche modo aumenta anche la tendenza, ossia, a sprecare, a perdere, proprio a mandare a perdere beni economici, soprattutto alimentari. Je prendrai l'exemple méditerranéen du pain qui jouissait d'un respect quasi fétichiste et religieux. Vorrei fare l'esempio mediterraneo, proprio del pane, che un tempo godeva di un rispetto quasi feticista, religioso. Cette considération pour la nourriture est quelque chose qui a disparu. Dans la mesure où aujourd'hui, eh bien, il y a trop de nourriture proposée à tout le monde. Questo rispetto per il cibo, ora che ce n'è troppo per tutti, in qualche modo è scomparso. Alors, les femmes et les rituels de préparation de nourriture, les femmes comme mères nourricières, les femmes comme préparants, comme lavant, comme stockant la nourriture, faisant des conserves, etc. C'est un domaine énorme que je ne fais que soulever avec vous. E quindi in qualche modo questi rituali, no? Queste modalità, questi rituali di preparazione del cibo, quest'idea del ruolo delle donne in quanto madri nutrici, in quanto preparatrici di cibo, conservatrici di cibo, che lavano il cibo, che lo conservano, che fanno le conserve per conservarlo, questo è un campo enorme che in qualche modo io cito così e sottopongo alla vostra attenzione, alla vostra riflessione. Non. Le sujet est trop vaste et je pense qu'il faudrait faire un travail uniquement centré sur cette relation entre donc le savoir féminin et la nourriture. L'argomento è vastissimo, quindi io penso che nell'ambito anche di questi studi ci si dovrebbe concentrare su un tema che è quello del rapporto, per esempio, tra il sapere della donna, il sapere femminile e il cibo. Alors, c'est raison pour laquelle je vais passer très vite au troisième événement qui s'est passé à la Sapienza Economy à Rome en mai 2011. Ed ecco perché passo subito al terzo evento di questa cronologia che vi propongo, che è accaduto nel maggio 2011 alla Facoltà di Economia della Sapienza, quindi a Roma. Alors, il s'agissait de l'économie de la famille. Si parlava di economia della famiglia. Je traitais l'économie de la famille dans la sphère arabo-musulmane. E io in particolare ho parlato dell'economia della famiglia nella sfera arabo-musulmana. Mais j'ai appris des choses extraordinaires à écouter les autres intervenants. Ascoltando gli altri relatori, ebbi modo di imparare cose straordinarie. Par exemple, le banquier du Vatican, nous sommes sous Benoît XVI. Le banquier du Vatican dit que la crise, on était en pleine crise, souvenez-vous, en 2011, le banquier donc du Vatican disait, lequel banquier a été accueilli comme superstar? Il disait, il prônait que si les Italiennes faisaient 8 enfants par famille, le problème de la crise serait définitivement résolu. Si parla di economia della famiglia, appunto, ho imparato cose straordinarie. Per esempio, il banchiere del Vaticano, che fu accolto incidentalmente come una superstar, come diciamo un ospite veramente importante, ed eravamo con Benedetto XVI pontefice, e 2011, crisi economica mondiale piena, ebbe modo di dire che in realtà se gli italiani insomma non facevano 8 figli a famiglia era perché c'era Par femme. per donna, sì. Alors, Elsa Fornero, qui n'était pas encore ministre du Travail, avait fait un exposé très brillant, complètement opposé à celui du banquier du Vatican, évidemment. Elsa Fornero, che all'epoca non era ancora ministro del lavoro, tenne un discorso che andava nel senso completamente opposto rispetto a quello del banchiere del Vaticano. Non, moi j'ai parlé d'une économie familiale arabo-musulmane qui est basée sud-méditerranéenne, qui est basée sur la féodalité, le précapitalisme en notion économique,
sur le patriarcat e sulla religione islamica. Io invece appunto parlai dell'economia della famiglia nella cultura arabo-musulmana, che è basata appunto sul Mediterraneo, sul feudalesimo, in termini economici sul precapitalismo, sul patriarcato e anche sulla religione islamica, diciamo sull'Islam. Ceci e ces deux phrases du Coran que je vais vous citer nous expliquent comment l'économie est aussi régie par la religione. Vi cito due versetti del Corano che spiegano bene come anche l'economia sia retta dalla religione. Allora, dans le Coran, il est dit: Faddalna ba'dakum ala ba'd rizqa. Nous vous avons favorisé les uns au détriment des autres dans la fortune. Abbiamo favorito gli uni rispetto agli altri in termini di ricchezza, di fortuna nel senso di ricchezza. C'est Dieu qui parle. Ed è Dio, sta parlando Dio. Deuxième verset. Il secondo versetto. Ar-rijal qawwamuna 'an-nisaa' mimma yanfaqun. E les hommes sont plus puissants que les femmes de ce qu'ils dépensent. E gli uomini sono più potenti delle donne in virtù di quello che spendono. Ceci, donc, comme je vous le disais, est une structuration du tissu économique d'une civilisation et d'une culture par des dogmes et des préceptes religieux. Quindi questa, come vi dicevo, è la strutturazione di un tessuto economico e quindi di una civiltà, di un'economia da parte o secondo dei dogmi e precetti religiosi. Alors, les trois monothéismes règlent l'économie d'une façon un petit peu différente. Les juifs, par exemple, dans le judaïsme, préconisent la communauté entre tous les juifs, et donc il n'y a pas de juifs laissés pour compte, parce que nous avons déjà un système de couverture des individus les uns par les autres, mais qui est déjà basé sur quelque chose qui serait le don, qui serait quelque part l'encouragement à la mendicité. Le tre religioni monoteistiche in qualche modo vedono l'economia in modo diverso. Nell'ebraismo, per esempio, c'è comunque il concetto di comunità, è previsto dalla religione ebraica, una sorta di comunità in virtù della quale nessun ebreo alla fine in qualche modo è abbandonato a se stesso, c'è è prevista una copertura attraverso il sistema del dono, del, come dire, non fare l'elemosina, ma in qualche modo donare a chi ha bisogno, già previsto in pratica dalla religione. Alors, si j'ai bien compris, dans le cristianisme, il y a l'amour et la charité. Se ho capito bene, nel cristianesimo c'è invece l'idea dell'amore e della carità. Alors, la charité veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire donner à l'autre ce qu'il n'a pas. Carità vuol dire esattamente dare all'altro quello che non ha. Et chez les musulmans, nous avons cet impôt que les sociétés modernes arrivent difficilement à imposer, c'est-à-dire la dîme. Le dixième de ce qui est produit dans l'année doit être donné aux pauvres. Et nell'Islam, nella religione islamica, è prevista una tassa, un'imposta meglio, che le società moderne diciamo, fanno fatica a perpetuare, che era appunto il decimo, no? La decima veramente avremmo detto in italiano, nel senso che il decimo della produzione annua è previsto che sia dato ai poveri. Allora, il semble que dans les temps à venir, il est nécessaire de dissocier la religion des modes de fonctionnement politique des sociétés. E sembra che in futuro sarà necessario in qualche modo dissociare la religione dai modi di funzionamento politico della società. Ce que l'humanité n'arrive pas à faire. Cosa che l'umanità non riesce a fare. Il y a quelques espoirs. Avec le nouveau pape. Con il nuovo papa c'è qualche speranza. Mais
Il n'est pas possible, si on réfléchit d'une façon anthropologique approfondie, il n'est pas possible que ce qui est religieux et donc du fait d'une croyance immatérielle puisse régir ce qui est matériellement palpable, c'est-à-dire l'économie. Se facciamo un'analisi antropologica approfondita, però in qualche modo è impossibile, non sarà possibile, perché non è possibile che il religioso, quindi qualcosa che è frutto di un credo immateriale, possa poi andare invece a governare, a reggere una cosa molto tangibile, palpabile, materiale, cioè l'economia. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur un événement très important que nous avons eu à Istanbul avec Science for Peace, dont le président, comme vous le savez, est le professeur Umberto Veronesi. Non mi dilungo troppo su un altro evento molto importante che ha avuto luogo a Istanbul, Science for Peace, che è presieduto, come saprete, dal professor Umberto Veronesi. Donc, en octobre 2012, nous avons essayé de définir ce qu'est la diversité culturelle. Nell'ottobre 2012, abbiamo tentato di definire cosa sia la diversità culturale. Tout ce que je peux dire pour recentrer notre sujet sur l'économie. Quello che posso dire però per ricentrare la nostra discussione sull'economia. C'est que, en fait, la diversité culturelle exagère les différences entre les sphères mondiales, les cultures et les civilisations. È che la diversità culturale in qualche modo esagera le differenze tra sfere mondiali, le culture e le civiltà. Alors, nous sommes aujourd'hui divisés entre cette énorme tension qui voudrait que dans la globalisation, nous devenions tous égaux. Oggi siamo in qualche modo così, soffriamo di questa tensione enorme, che vorrebbe che in virtù, diciamo, della globalizzazione noi diventassimo, fossimo tutti uguali. C'est pour l'instant probablement une utopie. Per il momento probabilmente si tratta di un'utopia. Alors, c'est ce que nous avons compris dans la conférence internationale de Sorrento en juillet 2012, qui concernait les jeunes et l'économie, l'avenir des jeunes autour de la Méditerranée et l'économie. Ed è quello che abbiamo compreso durante la conferenza internazionale che si è tenuta a Sorrento nel luglio 2012, in cui si parlava del futuro dei giovani nel Mediterraneo e dell'economia. Nous avons appris un chiffre catastrophique Fu diffusa in quell'occasione una cifra catastrofica, un numero catastrofico. qu'il faudrait vérifier, mais sur lequel il faut travailler. Certo, dovremmo verificarlo, ma sicuramente vale la pena di lavorarci. Seulement 6% des étudiants inscrits dans toutes les facultés vont sortir avec les plus grands diplômes de l'université. Solo il 6% degli iscritti all'università esce poi da quella facoltà con il titolo più alto, diciamo, la laurea, diciamo, di maggior livello. Avec cet échec universitaire, les jeunes vivent beaucoup plus, de plus en plus dans la pauvreté et sont de plus en plus dépendants de leurs parents jusqu'à un âge avancé, c'est-à-dire la trentaine. E in virtù di questo fallimento, diciamo, universitario, i giovani sono sempre più poveri e sono sempre più dipendenti dai genitori fino a un'età, diciamo, parecchio avanzata, insomma, fino ai 30 anni. Alors, il faudrait faire une recherche spécifique sur cette question parce qu'elle engage l'avenir des populations. Secondo me si dovrebbe fare una ricerca proprio su questa questione perché riguarda da vicino proprio il futuro delle popolazioni. Alors, sur les rives sud de la Méditerranée, qui en juillet 2012 était dans la plus extrême crise après ce qu'on appelle le printemps arabe, les choses étaient encore beaucoup plus compliquées. E sulla sponda sud del Mediterraneo, che nel luglio 2012 era una crisi nera, eravamo nel post primavera araba, le cose sono ancora più complicate.
Alors, dans ces mondes-là, seul Dieu reconnaît les siens. E diciamo che in quel mondo, in quella cultura, in qualche modo ci si affida solo a Dio. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui ont été prononcées 565 condamnations à mort en Égypte, qui touchent essentiellement des jeunes parce qu'ils faisaient partie des émeutes et parce qu'ils ont apporté des morts d'hommes. E oggi, ad oggi sono state comminate in Egitto 575 condanne a morte, lo saprete, diciamo, si tratta prevalentemente di giovani che avevano partecipato, diciamo, ai moti, diciamo, sia alle manifestazioni di piazza. Alors, ce sont des condamnations moyenâgeuses qui nous interdisent de penser qu'un jour, les rives nord et les rives sud de la Méditerranée vont devenir harmonieuses. Diciamo che sono condanne medievali e che in qualche modo non lasciano certo così pensare che un bel giorno la sponda sud e la sponda nord possano, diciamo, armonizzarsi. Alors, aujourd'hui, donc, je vais aller vers une conclusion, lentement, mais je suis obligée d'aller vers la conclusion. Je vais essayer de particulariser vraiment le problème à la Méditerranée. Nell'avvicinarmi alla conclusione, diciamo lentamente ma mi ci avvicino, cercherò appunto di concentrarmi in particolare sul Mediterraneo. Alors, son plus grand problème est la différence économique et humaine, nord-sud. Il più grande problema che affligge il Mediterraneo è la differenza economica e umana tra la riva nord, la sponda nord e la sponda sud. C'est un petit peu ce que nous rencontrons, ce que j'ai entendu dans mes nombreuses discussions en Italie, entre un nord riche et un sud italien pauvre. Traslando all'ambiente solo italiano, diciamo, dovrebbe essere, se ho compreso bene nelle mie discussioni in Italia, diciamo, lo stesso confronto che c'è tra il nord ricco e il sud povero dell'Italia. Alors, est-ce que le sud de l'Italie a conservé des mentalités qui empêchent son développement économique, ou bien est-ce que c'est vraiment une pauvreté essentielle qui fait la différence entre les deux régions? Per esempio, stando nel sud Italia, il sud Italia ha mantenuto delle pratiche culturali che in qualche modo ne impediscono lo sviluppo economico, o si tratta invece di una povertà materiale che in qualche modo non lo fa avanzare, essenziale? Alors, le problème méditerranéen est aujourd'hui aussi posé gravement par rapport à l'immigration qui a faussé toutes les données d'il y a une cinquantaine d'années environ. Il problema, la questione, potremmo dire, mediterranea, in qualche modo è poi così alimentata anche dal problema dell'emigrazione o immigrazione, a seconda dei punti di vista, che ha falsato poi i dati di cui disponevamo fino a 50 anni fa. Et nous avons deux ordres de caractéristiques entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée. Au nord de la Méditerranée existe un bien-être économique et la démocratie, et au sud de la Méditerranée règne le fascisme, l'absence de démocratie, la pauvreté d'un maximum de personnes et la richesse de quelques très peu nombreuses famiglie. Sono due ordini di caratteristiche che possiamo delineare questo raffronto riva nord, riva sud, sponda nord, sponda sud. Nel nord in qualche modo esiste il benessere e esiste la democrazia, nel sud invece regna il fascismo, c'è assenza di democrazia, la povertà è generalizzata e la ricchezza è concentrata così nelle mani di poche famiglie. Alors, tant qu'il y a cette disproportion entre les deux rives, on ne va pas pouvoir avancer en tant que milieu important dans le monde.
finché permarrà questa discrepanza, questa sproporzione tra le due sponde, sarà difficile che quest'area possa avanzare come ambiente, come zona unica a livello così di economia mondiale. C'est pour cela que on doit poser la question comment arriver à un monde où la fuite en avant économique actuelle va s'arrêter. Pertanto dobbiamo chiederci come arrivare a un mondo in cui questa fuga in avanti economica possa fermarsi. Quelles sont donc les nouvelles pensées, les nouvelles techniques, le nouvel humanisme a proposé pour que l'état actuel du monde change? Quindi, quale pensiero, quali tecniche, quale umanesimo proporre per far sì che lo stato del mondo attuale cambi? Alors, j'ai une théorie personnelle que je voudrais traiter par des étudiants pour faire les recherches. Io ho una teoria personale che vorrei che poi gli studenti in qualche modo studiassero, trattassero nelle loro ricerche. Voici la théorie. Je vais vous la dire en quelques mots. Cercherò di spiegarvi questa mia teoria in poche parole. Le dépeuplement des campagnes dans le monde entier est une catastrophe humaine et écosystémique sans précédent depuis 200 000 ans, c'est-à-dire depuis l'entrée de l'être humain dans l'histoire, avec un grand H. La mia teoria è la seguente. Lo spopolamento delle campagne in tutto il mondo è una catastrofe umana e per l'ecosistema senza precedenti, da 200.000 anni a questa parte, cioè praticamente dall'ingresso dell'essere umano nella storia con la S maiuscola. Dans l'histoire donc constituée et étudiée. La storia, diciamo, in qualche modo quella studiata, quella costituita come storia. Alors, nous allons vers un monde où il y a des mégapoles avec des campagnes vides. Andiamo sempre più verso un mondo di megalopoli con le campagne vuote, svuotate. Alors, si on pouvait commencer à réfléchir sur cette théorie et à donner des explications, ce serait probablement cela. E se cominciassimo a riflettere su questa teoria e cominciassimo a elaborare delle spiegazioni, probabilmente ne verrebbe fuori quanto segue. Le dépeuplement des campagnes a été provoqué par deux catastrophes annonciatrices majeures. E lo spopolamento delle campagne è stato provocato da due catastrofi prodromiche fondamentali. Bravo. Premièrement, l'esclavage, schiavitù, qui a arraché 40 à 45 millions d'Africains depuis 5 siècles à l'Afrique. La schiavitù in virtù della quale sono stati strappati all'Africa dai 40 ai 45 milioni di persone, no, di africani in 5 secoli. C'est une catastrophe humanitaire aussi monstrueuse que celle de la tuerie des 150 millions d'Amérindiens quand les Blancs ont découvert l'Amérique. È una catastrofe umanitaria dalla mostruosità assolutamente analoga a quella del massacro dei 150 milioni di Amerindi quando i bianchi hanno scoperto l'America. E l'Afrique est restée ravagée jusqu'à ce jour. L'Africa in qualche modo porta i segni, porta i danni di questa devastazione fino ai nostri giorni. Ensuite, au XIXe siècle, la colonisation a une fois pour toutes dévasté le tiers monde. Poi, nel XIX secolo, la colonizzazione ha inferto, diciamo, il colpo di grazia alla devastazione definitiva del terzo mondo. En déplaçant des dizaines de millions de personnes de leurs terres vers les villes.
facendo sì che decine di milioni di persone in qualche modo si spostassero, lasciassero le loro terre e andassero in città. Et à la base de cette colonisation, nous retenons que la France et l'Angleterre se sont divisées le monde. In pratica, in questo periodo coloniale, con questa colonizzazione, a nostro avviso, la Francia e l'Inghilterra si siano praticamente spartite il mondo. Alors, ces deux catastrophes furent suivies par le déplacement massif des paysans ruinés dans tout leur système vers les villes. Queste due catastrofi sono state poi seguite dallo spostamento in massa dei contadini dalle terre, insomma, ormai rovinati, no? Da tutto il loro sistema alle città. Puis ils se sono portés vers d'autres pays, ce qui a provoqué donc l'émigration massive. E poi un ulteriore spostamento verso altri paesi, quindi con l'immigrazione di massa. Et toujours dans le sens du sud vers le nord. E sempre nello stesso senso, diciamo, da sud verso nord. Par exemple, aujourd'hui, le Maroc est une terre d'émigration de l'Afrique subsaharienne, parce que le Maroc est plus riche que la région subsaharienne. Anche nel continente africano, in pratica il Marocco è terra di migrazione per le popolazioni dell'Africa subsahariana perché è più ricco degli stati dell'Africa subsahariana. Étant donné le nombre seulement de Maghrébins en Europe et d'Arabes qui tourne autour de 30 millions de personnes, et je dis toujours que c'est le dernier État européen, c'est un État dans l'État, pour la présence de toutes ces personnes, nous devons absolument, essentiellement, trouver une explication économique, mais en même temps anthropologique à ce phénomène migratoire. E dato il numero di maghrebini, di arabi in Europa, circa 30 milioni nel loro complesso, io amo dire che si tratta di un vero e proprio stato, nello stato, cioè uno stato europeo a pieno titolo, dobbiamo assolutamente cercare, trovare una spiegazione economica, ma anche antropologica a questo fenomeno della migrazione. Alors, en conclusion, je voudrais dire ceci. Cette destruction du tissu humain et du réseau écologique est ce qui, aujourd'hui, est un problème majeur posé à l'humanité. Concludendo, vorrei appunto dire quanto segue, cioè questa distruzione del tessuto umano, anche della rete ecologica, è davvero una questione fondamentale per l'umanità. Toutes les traditions, tous les savoirs masculins dans les métiers et féminins dans l'intérieur disparaissent. Stanno scomparendo le tradizioni, anche i saperi, il sapere maschile, così nei mestieri e quello femminile, no? All'interno, diciamo, della casa. Et ceci est extrêmement grave car on ne peut pas faire face à l'écroulement du capitalisme tel qu'il écrase les femmes, les pauvres, les paysans, les exclus, les handicapés et toutes les personnes non importantes. E questo è estremamente grave perché non ci consente di far fronte al crollo del capitalismo che nel suo crollare va a schiacciare poi donne, poveri, contadini, esclusi, ma emarginati a vario titolo, handicappati e comunque persone che non hanno. À quoi ça sert de rouler en Maserati quand un handicapé ne peut pas avoir une chaise roulante de qualité? Che serve guidare una Maserati se poi un invalido, un handicappato non può avere una sedia a rotelle, diciamo, utilizzabile? Qu'est-ce que ça veut dire que porter un sac Dior à 10 000 euros quand un enfant ne peut pas aller à l'école?
Che cosa significa, che cosa serve così avere una borsa firmata che costa 10.000 euro se poi un bambino non può permettersi di andare a scuola? No, le mot de la fin, j'espère à travers ces données éparses, mais qui sont toutes recentrées sur le phénomène économique, j'espère avoir créé l'envie chez les étudiants de faire des recherches approfondies sur au moins une ou deux des questions les plus importantes que je vous ai proposées aujourd'hui et merci. Allora, concludendo, spero con questi dati un po' sparsi, ma che comunque in qualche modo hanno il filo rosso sempre dell'economia, dell'aspetto economico, spero di aver dato la voglia, di aver creato interesse, suscitato l'interesse di coloro che poi faranno il master e degli studenti a fare delle ricerche approfondite su almeno uno o due di queste tematiche. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie Rita. Noi ci siamo scambiate 2 mail, non di più, e lei si è parata completamente, diciamo, sugli argomenti che noi volevamo in qualche modo mettere appunto nello spazio della nostra riflessione e del nostro pensiero. Quindi veramente grazie. Adesso passerei la parola a Luisa. Luisa dice pochissimo, pone una questione, ma sono impressionata dal livello di vita, di come lei è stata capace di dimostrare quello che è proprio è il nucleo di questa iniziativa, l'assoluto ancoraggio materiale delle idee, della cultura. Non esiste una cultura che non abbia radici nella materialità. Lei lo mostra da donna di grande cultura qual è. Quindi la materialità delle idee è davvero, io lo dico sul serio, sono proprio impressionata. Quindi tutte le domande che mi ero preparata non servono a niente. Volevo farle una domanda però, cioè porle una questione, non una domanda. Lei dice che si è perso il rapporto con alcune forme della produzione che salvaguardavano le comunità, l'identità della comunità. Io credo che ci sia una desacralizzazione della vita quotidiana e che questo sia una grande perdita, che è il grande effetto negativo della globalizzazione. Cioè, quando il mercato è diventato soggetto ipocrita, nel quale ci sono due soggetti uguali, non è vero, perché il denaro è quello che stabilisce il potere anche su quel luogo omogeneo che è il mercato, quando hai fatto questa depotenzializzazione delle differenze, che erano il grande volano del pensiero nel Mediterraneo, ovviamente hai avuto una forma di livellamento che divide ricchi e poveri, che poi è la grande divisione con la quale dobbiamo confrontarci. La parte finale dell'intervento di Rita, e qui c'è l'unica piccola domanda, cioè lei dice noi abbiamo un difetto di laicità. Non c'è uno sguardo laico sul nostro presente, pur avendo perso tutta la sacralità. Quindi non siamo riusciti a fare questo passaggio. Le donne possono avere questo ruolo, secondo te? Cioè, ieri sera tu hai detto a un certo punto, ovviamente semplifico, che il femminismo ha perso la sua forza. Io invece penso che è l'ultima chance. Senza millenarismi, cioè io non credo al soggetto che salva la storia, credo che solo la politica salvi la storia, la cultura politica possa salvare la storia. Ma secondo te le donne possono essere un soggetto che risponde all'inquietudine di questo quadro che tu hai fatto? O non c'è un soggetto sul quale puntare? Questa è l'unica domanda che mi interessa porre. C'est le sujet d'une conférence, chère Louisa. Cara Luisa, dovrei tenere un'intera conferenza. Alors, aujourd'hui, les féminismes sont extrêmement nombreux et je vais opposer le féminisme de Judith Butler, philosophe américaine, au néo-féminisme musulman. Oggi
femminismi sono molto numerosi. Voglio per esempio qui contrapporre il femminismo di Judith Butler, una filosofa americana, e i neofemminismi musulmani. Alors, pour avoir des femmes qui transforment le monde, il nous faut trois types d'intellectuels. Premièrement, des philosophes, deuxièmement, des économistes et troisièmement, des politiques. Sans quoi, la femme anonyme n'a pas de modèle pour évoluer. Per avere delle donne che possano trasformare, cambiare il mondo, ci servono tre tipi di intellettuali, delle filosofe, delle economiste e delle politiche, senza le quali, la donna anonima non avrebbe modelli a cui riferirsi. Alors, des penseurs femmes de niveau mondial, il n'y en a pas dans les domaines que je viens d'évoquer. Pensatrici di livello mondiale nei campi che ho testé citato, non ce ne sono. Donc, le féminisme n'a pas accouché. Donc, le féminisme n'a pas accouché de femmes énormes dans leur présence pour l'humanité. Il femminismo non ha partorito donne enormi nella storia dell'umanità. Et donc, elles ont une pensée économique de petite importance. Diciamo che hanno un pensiero economico, diciamo, di importanza secondaria, minima. Et quand elles deviennent des femmes politiques, ce sono des hommes. E quando poi diventano politiche, sono degli uomini. Alors, je suis en train de mener depuis longtemps une réflexion sur la femme et la politique. Io da tempo sto appunto riflettendo sulla donna e la politica. Toutes les présidentes de République, Madame Angela Merkel, toutes ces femmes puissantes sont en fait des femmes qui ont des statures d'hommes, mais qui n'ont pas des statures de femmes importantes. Et c'est ça le drame. Tutte le presidenti di Repubblica o comunque donne, primi ministri, quindi donne di potere come Angela Merkel, per esempio, in qualche modo hanno una statura da uomini, hanno potere e statura da uomini, non hanno una statura altrettanto, diciamo, marcata evidente quanto donne. Alors, est-ce que c'est dans ce paysage féminin que nous allons apporter quelque chose à l'humanité? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut encore une étape révolutionnaire à venir. La domanda da porsi è, in questo paesaggio femminile possiamo trovare qualcosa che possa contribuire, portare qualcosa all'umanità? Non credo, io ritengo che ci sia ancora una tappa fondamentale, rivoluzionaria, insomma, che è necessaria. Alors, la laïcité est nécessaire à toute l'humanité. C'est une donnée aujourd'hui politique que nous devons imposer. La laïcità e il laïcismo è necessario per tutta l'umanità, è un dato politico che dobbiamo imporre. Alors, là où il n'y a pas de laïcité, comme par exemple l'Iran, le tissu humain est catastrophique. Dove non c'è uno stato laico come in Iran, per esempio, il tessuto umano è catastrofico. Bien, le néo-féminisme musulman est juste une catastrophe pour le féminisme tout court. Il neofemminismo musulmano in pratica finisce con l'essere una catastrofe per il femminismo tout court. C'est un féminisme qui veut intégrer ce que le patriarcat a de plus sévère en disant: moi je suis dévoilée, je porte le voile et je suis dans l'espace public. In pratica è un femminismo che vuole integrare quello che c'è di più severo nel patriarcato, no? La questione per esempio del velo nello spazio pubblico. Les femmes disent: j'ai le voile, mais je suis libre dans l'espace extérieur. Affermano, io porto il velo, però sono libera nello spazio esterno. On ne peut pas être libre sous un voile. Sotto un velo non si può essere libere. Et il faut résoudre le problème religieux parce que les femmes disent: mais c'est écrit dans le Coran. E bisogna quindi risolvere il problema religioso perché le donne dicono è scritto nel Corano.
Alors, les révolutions calvinistes et luthériennes dans le christianisme, ce n'est pas pour demain dans l'islam. Quello che sono state la rivoluzione calvinista e luterana nel cristianesimo non avverranno domani o dopodomani nell'islam. Alors, moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que vont faire les jeunes femmes, les étudiantes, les personnes jeunes, les personnes féminines? Qu'est-ce qu'elles veulent? Je crois sentir que, par exemple, quand j'étais étudiante, notre ambition, notre passion, notre capacité à aimer le monde a disparu. Io la domanda che mi pongo, quella che pongo a tutti è cosa vogliono le giovani donne, le persone femminili, le giovani oggi, cosa vogliono? Io per esempio ricordo, insomma, me da studentessa, diciamo, quell'ambizione, quella passione, l'amore, diciamo, per il mondo penso sia scomparso. Mais les jeunes femmes présentes pourraient me répondre. Però magari potrebbero rispondermi le giovani donne presenti qui. Posso dire io una cosa? Forse qualcuno ha alzato la mano prima di me? No, no, mi manca. Posso? Posso? Sì, grazie. Allora, vorrei ringraziare Rita per la sua bellissima testimonianza che ci ha veramente aperto la mente. E però vorrei soffermarmi su quanto lei diceva sul ruolo della donna. Forse diceva l'umanità non ha partorito, il femminismo non ha partorito una donna che si sia affermata, che abbia affermato il proprio ruolo in un ambito, quello della politica, quello dell'economia. Io però vorrei dire a questo proposito che forse è anche vera un'altra cosa. Non è vero che non abbiamo avuto grandi donne. Io penso per esempio alle donne scienziate, penso alla figura di Rita Levi-Montalcini e quindi la donna nella scienza, ma che è anche una donna che ha avuto un ruolo soprattutto nella filosofia. Penso a Margherita Hack. Forse è vero anche che queste donne non hanno voluto prendere parte attiva alla vita e quindi avere loro un ruolo più attivo nella società, ma credo che delle grandi donne noi le abbiamo avute. Come credo anche che oggi il ruolo della donna si sia profondamente evoluto, in particolare in alcuni contesti. Lei prima richiamava la condizione della donna anche nei paesi in via di sviluppo. E noi abbiamo proprio in questa università celebrato, svolto una manifestazione scientifica in occasione dell'8 marzo ed era dedicata alle prospettive di genere nei vari campi dell'economia. Si è parlato del ruolo della donna nelle comunità rurali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, perché da 3 anni a questa parte l'ONU ha dichiarato ogni anno ad ottobre celebra la giornata mondiale della donna rurale, perché ha riconosciuto il ruolo straordinario della donna nelle comunità rurali dei paesi in via di sviluppo. Cioè l'ONU ci ha detto se fosse stato dato alla donna questo ruolo già decenni prima, avremmo avuto non so quanti affamati in meno, non so quante persone meno istruite in meno, insomma un ruolo fondamentale, un ruolo catalizzatore. Perché la donna in queste comunità ha saputo non solo rivitalizzare l'economia, è una donna che è diventata imprenditrice, è una donna che è diventata educatrice, perché ha saputo creare centri di istruzione e di educazione infantile, è una donna che si occupa della sicurezza alimentare. Il grave problema di questi territori è proprio la sicurezza alimentare in termini di approvvigionamento, la food security.
E la donna fa anche questo, si preoccupa della nutrizione, è stata capace di intercettare i flussi, i finanziamenti messi a disposizione dall'ONU per far arrivare fondi in queste comunità. Quindi questo per dire che ci sono forse delle grandi donne, che però la cronaca non le riconosce ancora a pieno titolo, molte delle quali lavorano ancora in ombra, ma il loro ruolo è profondamente cambiato nella società, tanto nelle economie in via di sviluppo quanto nelle economie avanzate. Tutto. Merci beaucoup pour cette intervention, cet important apport. Effectivement, les femmes paysannes, les femmes rurales portent les pays. Le problème est qu'elles travaillent comme des bêtes. Le problème est qu'elles n'ont pas la santé. Le problème est que leurs enfants ne sont pas soignés. Et le problème dans le tiers-monde, c'est que jusqu'à maintenant, elles n'ont pas l'eau et l'électricité courante dans les maisons. Et que donc, cette migration vers les villes, c'est aussi l'expression d'une souffrance au quotidien à assumer ses rôles. Donc, pour fixer les populations du monde dans les campagnes, l'ONU doit faire un énorme effort qui n'est pas fait. Et à ce moment-là, effectivement, ces femmes restant dans leur ambiance vont vivre mille fois mieux et rester dans leur lieu. Parce qu'elle est dans la ville, ce n'est pas extraordinaire. Ruby, la maîtresse de Berlusconi, est une fille de paysan. Et donc, le changement entre la ville, entre la campagne et la ville, n'est pas toujours positif ou revalorisant comme le croit le paysan ou la paysanne. Grazie dell'intervento. Grazie dell'intervento e del contributo interessante. In realtà sì, è vero che queste donne contadine rurali sostengono veramente un paese, però il problema è che lavorano come bestie, come animali, non hanno accesso alle cure, non sono in buona salute, i loro figli non sono curati, nelle case nel terzo mondo non c'è acqua corrente, non c'è elettricità, ed ecco che cosa poi genera questo flusso migratorio verso le città, anche di queste donne, e la loro migrazione è l'espressione della sofferenza, della difficoltà che hanno anche nel assicurare questo ruolo che su loro poi incombe. Ed è chiaro che le Nazioni Unite dovrebbero compiere degli sforzi che attualmente non vengono compiuti per fare in modo che si generino le condizioni affinché poi queste donne restino nel loro ambiente, perché nel loro ambiente stanno sicuramente mille volte meglio di quanto non starebbero anche nelle città. Per citare un caso italiano, Ruby, insomma l'amante insomma, di Berlusconi, era una figlia di contadini. Diciamo, questa transizione, questo passaggio dalla campagna alla città non è sempre, come dire, salutare, per non dire, diciamo così, insomma, vantaggioso per queste donne, soprattutto contrariamente a quanto loro stesse si aspettano e pensano. Je voudrais ajouter deux choses. Premièrement, en France, c'est une étude économique qui vient de sortir la semaine dernière. Les Françaises, toute profession et tout emploi réunis, gagnent moins en masse d'argent, gagnent 20% en moins que les hommes. Ancora un dato, in Francia una ricerca che è uscita la settimana scorsa, le donne mettendo insieme tutte le attività, tutti i mestieri, tutte le professioni, quindi in massa guadagnano il 20% in meno degli uomini. Ensuite, pour ce qui concerne les femmes scientifiques, nous avons deux femmes qui n'ont pas été un prix Nobel de science dans deux domaines différents. Nous ne connaissons même pas leur nom. La première, avec l'équipe de Lejeune et Turpin, qui ont découvert la maladie dite mongolisme, c'est une femme qui a fait le travail. Ensuite, dans le sida, on a la même chose, ceux qui ont eu pour leur recherche le prix Nobel n'ont pas donné le nom de la femme qui avait fait le travail derrière.
c'est-à-dire tout le travail que nous, les femmes, on fait derrière. On fait tout. On fait la maison, on fait dehors, on fait les courses, on fait le, la pensée, on lit, on écrit. Donc tout, tout ce travail est supposé être celui de la secrétaire. Et donc nous avons deux cas mondialement importants de deux femmes qui sont, l'une est déjà décédée, qui ont fait un travail de niveau Nobel de science et qui n'ont pas été reconnues. E per restare poi all'esempio della scienza, ci sono due casi di donne che non hanno ricevuto il premio Nobel e che pur avendo fatto le ricerche come i loro colleghi uomini, una, quella che con le Jeanne Turpin aveva contribuito alle ricerche per lei, che poi anche è morta, sì, e che aveva contribuito alle ricerche appunto di quello che si chiama il mongolismo come malattia, e poi nel caso dell'AIDS i due ricercatori che sono stati insigniti del premio Nobel non hanno poi comunicato anche il nome della donna che aveva fatto poi in realtà tutto il lavoro, perché poi le donne stanno a fare sempre il lavoro dietro, le quinte, no? Come a casa, no? I lavori domestici, la spesa e cose, e poi anche i ragionamenti, il lavoro di ricerca, lo studio, insomma il tutto. Quindi si presuppone che sia sempre un lavoro poi da segretario, no? Di segreteria. Quindi per esempio ci sono due casi di donne, diciamo, nel mondo, una appunto è già deceduta, che meritavano il Nobel e che non se lo sono visto assegnare. E enfin, nous avons le mois dernier eu une Marocaine qui est rentrée à la NASA. Si elle était restée au Maroc, elle serait rien du tout. Donc aujourd'hui, elle fait partie de la NASA. Le problème des femmes, qui va être de plus en plus important, c'est la fuite des cerveaux. Les pays les plus riches achètent les cerveaux. L'Amérique stocke un nombre invraisemblable d'étrangers et de femmes de pointe. Et aujourd'hui, et je connais des Marocaines par exemple, c'est la Chine qui est le pôle d'attraction, le phénomène de succion de ce qui est le plus important dans les pays, c'est-à-dire la matière grise. Poi un'altra cosa importante, il mese scorso per esempio una marocchina è entrata nella NASA, se fosse rimasta in Marocco non se ne parlerebbe proprio nemmeno, e invece ora fa parte della NASA. E in realtà è un fenomeno di cui dobbiamo essere consapevoli, cioè la fuga dei cervelli. I paesi ricchi in pratica comprano i cervelli, gli Stati Uniti stoccano, accumulano cervelli, donne in particolare di punta, e ora sta verificandosi lo stesso fenomeno in Cina, che è diventato un nuovo polo di attrazione, di suzione, di aspirazione di quello che poi c'è di più importante come risorsa nei nostri paesi, cioè la materia grigia. No, a questo proposito volevo solo aggiungere una cosa, non per chiosare, ma giusto per tradurre ulteriormente, credo, quello che tu appunto dici, cioè che non è in discussione la forza delle donne, nelle varie mansioni, specie appunto donne rurali, cioè, ma il problema è come questo poi si traduce in forza simbolica per altre donne. Perciò tu parli poi di intellettuali, scienziate, perché queste possono dare forza simbolica. Però non è in dubbio, diciamo, la fatica delle donne, il ruolo fondamentale delle donne. Però quello che però diciamo, se non scatta lo spostamento simbolico, poi quella fatica è funzionale al modello patriarcale, non lo metto in discussione, ma lo rinforza. Il serait bon peut-être d'évoquer les modèles symboliques féminins. Effectivement, parce que pour relayer une image chez une très grande partie des personnes, il faut des images symboliques. Le problème est que les images symboliques que nous offrent les femmes sont mauvaises. Elles ne sont pas génératrices de gratification, elles sont génératrices de frustration. Parce que qu'est-ce qu'a produit le système capitaliste ? Quelle est la femme qui l'a produite ? Eh bien, c'est la femme d'Hollywood qui mesure 1m80, qui a 90, 60, 90, mensuration idéale, qui est très belle, qui est refaite par la chirurgie plastique des pieds à la tête, qui roule en Porsche
et qui a à ses pieds un personnage comme George Clooney ou un autre. On ne peut pas offrir de pareilles images symboliques de femmes à la majorité des femmes, on va déformer pour elles ce qu'est la réalité. Or, il y a un succès culturel, anthropologique, quand l'image symbolique est la plus proche possible d'une réalité positive. Effettivamente forse è il caso appunto invece di appunto evocare i modelli simbolici femminili, perché in realtà si può trasferire, far arrivare un'immagine a una moltitudine, al più gran numero di persone attraverso i simboli, attraverso immagini simboliche, è l'unico modo. Purtroppo il problema è che le immagini simboliche offerte alle donne, a disposizione delle donne in questo momento sono abbastanza cattive, insomma scadenti, non generano gratificazione, generano solo frustrazione. Le immagini femminili, che cosa ha prodotto il capitalismo come immagine della donna? La donna di Hollywood, 1,80 m, 90, 60, 90, perfetta, rifatta, che va in Porsche, bella, corteggiata da George Clooney o altri, ma diciamo in qualche modo non è un'immagine che si può offrire alla maggior parte delle donne. In realtà si ha un successo culturale, antropologico, quando si genera, si produce un'immagine simbolica che sia quanto più vicina a una realtà possibile. Non a questo proposito, ricollegandomi a quello che dicevamo prima sul ruolo della donna in agricoltura, perché in parte di quello che mi occupo, è vero quello che diceva anche Adriana, che se non si eleva questo cambiamento a forza simbolica, poi non lo si riconosce. E questo è avvenuto un po' in agricoltura e nelle comunità rurali, perché per decenni le donne hanno vissuto sempre all'ombra del marito, cioè le aziende agricole, non solo in Europa, ma nell'intero mondo, erano aziende maschili, ma condotte prevalentemente per il tipo di attività dalle donne. Però le donne fungevano solo da coadiuvanti, ma non erano mai ufficialmente riconosciute come capo azienda, conduttrici, per poi arrivare a parlare di imprenditrici. Questo è avvenuto con circa un secolo di ritardo, tant'è che l'ultimo censimento Istat in Italia ha rilevato proprio questo fenomeno, cioè finalmente il ruolo della donna è uscito allo scoperto, tant'è che è cresciuto tantissimo e soprattutto nel mezzogiorno del sud Italia, ma anche nei mezzogiorni d'Europa, la donna conduttrice, cioè finalmente viene riconosciuto il ruolo della donna e quindi entra a pieno titolo alla guida dell'azienda, mentre prima fungeva solo da prestanome in realtà, per tutta una serie poi di motivazioni. Quindi questo è soprattutto un'evoluzione culturale prima ancora poi che economica, reddituale e tutto il resto appreso. Quindi forse qualcosa in questo senso si sta muovendo. Grazie, grazie Concetta per il suo contributo, grazie a voi di essere stati qui e soprattutto grazie a Rita e Kayan.